Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo, ragazzi, per mettere le pinne nei nostri outfit. Più che altro faremo un outfit, ragazzi, con le pinne. No beef, no doppia console, no cose strane. Intanto, ragazzi, se vi siete persi, questo outfit che sto indossando è veramente simpatico. Togliendo che ha le braccia invisibili, raga, appena toccheremo l'acqua questo outfit diventerà una tuta da sub, come ben vedete. Quindi io non ci incischerei, raga, e inizierei con il glitch. Quindi, raga, ci dirigiamo da Suburban o da qualsiasi negozio di outfit e andiamo a cercare le tute da sub. E decidiamo, ragazzi, quale tuta comprare, perché a seconda di che tuta compreremo, ragazzi, le pinne saranno colorate o meno. Quindi cosa andiamo a fare? Decidete la tuta e la comprate e ve la salvate. A questo punto, una volta fatto ciò, ci derechiamo o in una piscina o, ragazzi, in spiaggia. Io userò la piscina vicino a Suburban. A questo punto ci buttiamo in acqua e andiamo a switchare luci vestiario, ragazzi, per 30-40 secondi, finché non vi darà il caricamento in basso a destra arancione. Se dopo 30-40 secondi non vi dà il caricamento arancione, andate a cambiare lo stile della camminata. E una volta che cambierete poi lo stile della camminata e chiudete il menu interazioni, 90 su 100, ragazzi, vi farà sicuro il caricamento. Quando vi farà il caricamento, allora, raga, start online, trova nuova sessione. E una volta che saremo spawnati nella nuova lobby, e sbada bam, perché, raga, perché avremo la tuta già buggata con le pinnazze. Adesso, raga, fondamentale, vi salvate l'outfit così com'è in uno slot qualsiasi, e una volta che abbiamo salvato lo slot andiamo a metterci questo completo integrale. A questo punto ci spostiamo, raga, e andiamo o dal cannocchiale o dentro la nostra autofficina, perché dovremo andare a mergiare la maschera della tuta integrale con la tuta da sub. Quindi a questo punto io mi teleporterò, raga, direttamente dal cannocchiale, e una volta che siamo arrivati cosa facciamo? Corriamo verso il cannocchiale e clicchiamo una volta a freccia destra, teniamo premuto il touchpad in modo che non ci fa l'animazione. Ci aprirà il menu, andiamo su stile e ci mettiamo, ragazzi, la tuta da sub che abbiamo appena salvato con le pinnazze. Adesso ci allontaniamo e come vedete si immergerà la maschera. Ora, ragazzi, avremo già fatto il glitch. Praticamente qualsiasi parte superiore andremo a mettere al nostro outfit, ragazzi, rimarrà, e rimarranno anche le pinne. Ovviamente, raga, come tutti questi glitchini un po' del cavolo, dobbiamo sacrificarci, non possiamo cambiarci i pantaloni. Non possiamo cambiarci i pantaloni perché, raga, se no ci leverà le pinne. Mi raccomando, appena avete immergiato la maschera, come avete visto, come ho fatto io, salvatevi questo outfit, se no lo perdete ed è importante, e poi iniziate a giocare con le parti superiori, ragazzi. Noi andremo a mettere qualsiasi parte superiore, raga, e rimarranno le pinne sotto, e la cosa è una figata. Adesso vi faccio vedere magari in un'altra schermata, proprio per farvi vedere. Guardate bene che appena esco, ragazzi, dal negozio ho le pinne, ho anche la parte superiore. Quindi, raga, io vi posso consigliare di mettere magari una maglia lunga, un qualcosa che copre i pantaloncini, così avrete le pinne, la maglia, magari ci sbattete un bel caschetto, fate qualche cosa di carino senza stare a far transfert, beef o roba varia. Ovviamente, raga, ci dobbiamo sacrificare, perché i pantaloncini li dobbiamo tenere per la femmina e per il maschio invece rimarrà la tuta. Quindi, ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi, abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima, e alla prossima, sbada bam.